Aprono le porte della Fiera di Roma e riparte il Big Blue 2012, un'edizione quest'anno ricca di conferme. Il Big Blue ancora una volta si conferma il secondo salone della nautica e del mare più importante d'Italia, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà che il settore sta vivendo quest'anno, non solo il settore, diciamo, tutta l'economia in generale. Sicuramente il Big Blue regge in termini espositivi e continua a offrire al pubblico un'alternanza di visita su circa 12 padiglioni. Sostanzialmente è invariato anche il numero dei marchi, dei brand e delle case di produzione che sono presenti quest'anno in fiera. Sostanzialmente mantiene una posizione non solo di rilevanza, ma anche di collante rispetto a tutto l'Expo, l'evento Pelagos. Il contenitore Pelagos, la campagna di comunicazione istituzionale 2012, non solo mantiene la posizione, ma possiamo anche dire che propone delle novità nel corso di questa iniziativa. Si conferma il percorso per i giovani, quindi tutte le attività di divulgazione che verranno proposte attraverso il progetto nazionale e internazionale Un passaporto per il mare avranno nelle giornate del lunedì, martedì e mercoledì una partecipazione di oltre 9.000 ragazzi. E questa è sicuramente la campagna più partecipata, non solo in termini numerici, ma anche più ricca di contenuti che in ambito nazionale sia stata mai prodotta sul tema marino e marittimo. Per quanto riguarda le altre iniziative che hanno fatto conoscere Pelagos in Italia e a livello internazionale, si conferma il Festival Internazionale delle Immagini di Mare come il secondo appuntamento più importante d'Europa, non solo per numero di partecipanti, ma anche per la qualità delle opere a concorso. Si conferma questa grande iniziativa che abbiamo iniziato e promosso da 3 anni a questa parte, il Premio della Comunicazione sul Patrimonio Marittimo Euro-Mediterraneo, il Sea Heritage Best Communication Campaign Award, con un palinsesto di 50 concorrenti iscritti, quindi 50 progetti sulla comunicazione del mare e marittima selezionati in ambito nazionale e internazionale, quasi il doppio di quello che abbiamo raccolto lo scorso anno. Un risultato incredibile in termini qualitativi e quantitativi, in particolar modo considerando le condizioni oggettive appunto dell'economia euromediterranea. E ancora varie iniziative che riguardano il mondo dell'arte, della cultura, lo spettacolo, la danza, il teatro. E ancora una chicca finale lanciata appunto nel 2012, l'iniziativa Miss Pelagos, che andrà a selezionare quali saranno la migliore o le migliori ragazze di questo concorso, che non sarà solo di bellezza, ma anche di passione per il mare. Quindi io direi che il calendario delle iniziative è assolutamente ricco, bisogna seguire l'evento giorno per giorno per riuscire a apprezzarlo nella sua interezza e siamo certi di essere riusciti quest'anno, forse ancora meglio rispetto agli anni passati, di essere venuti incontro a quelle che possono essere le esigenze e gli interessi che il pubblico di una grande fiera come questa può aspettarsi. Buon divertimento a tutti.